Primo e unico video del sabato. Sono Ferdinand, sono un gran fan di Sailor Moon e oggi appunto parleremo di Sailor Moon anche in quest'altro video. Oggi parliamo, torna dopo il periodo natalizio, quindi è quasi un mese, però qui di Sailor Moon, la rubrica che appunto facevo il FAQ, che tra un po' sta svolgendo al termine. E adesso parleremo delle ultime carte, gli ultimi arcani. Oggi analizzeremo il sole, quindi non so se riuscirete a vedere il sole, eccolo qui. E andiamo subito alla descrizione fisica, cioè fisica del sole in versione originale. Il sole è una carta dei tarocchi, il 19° arcano maggiore o trionfo, perché si chiama trionfo. Anche in tutte le versioni della carta c'è il globo solare, quasi sempre antropomorfo, cioè simile a caratteristiche umane, la faccia, il viso, faccio un esempio, la faccia, il viso, gli occhi, il naso, eccetera eccetera. Splende nella parte alta, ma gli altri elementi sono variabili per ognuna delle diverse rappresentazioni. Nei tarocchi marsigliesi, o meglio conosciuti di Marsiglia, sono presenti anche gocce d'acqua disposte intorno ai raggi solari, e due gemelli sono raffigurati a braccetto mentre stanno giocando di fronte a un muro. E questa è la versione originale, come potete vedere, del 19° arcano. In quest'altra parte vedremo la 19ª versione del sole nei tarocchi, se non diciamo così, e possiamo vedere un'immagine presa dall'ultima puntata di Sailor Moon R degli anni 90, dove compare la risvegliata Neo Queen Serenity insieme a King Endymion e insieme alle Sailor, le Inner Senshi del 30° secolo, che stanno aspettando, praticamente stanno vedendo che Chibiusa ritorna di nuovo nel 30° secolo dopo la sconfitta del Black Moon, del Wiser Man, di Nemesis, eccetera eccetera. E mi ricordo questa scena, che è molto bella, perché Chibiusa, no come meglio, Chibiusa si inchina, fa una specie di inchino, è quello che abbiamo visto nei tarocchi, il matto, nei tarocchi di Sailor Moon, quella posizione così. I tarocchi di Sailor Moon, diciamo così, il 19° carta è rappresentata appunto da un sole, da un cielo sereno, da un sole, diciamo così. E sotto ai loro piedi ovviamente l'erba, la terra, eccetera eccetera. Quindi questo è non solo la simbologia. Dopo aver parlato di questo, passiamo di nuovo alla simbologia dell'arcano. In una versione della carta, cioè del sole, viene introdotta in Belgio forse il 17° tra il 17° o il 18° secolo. Un solo bambino è raffigurato a volte nudo, mentre cavalca un cavallo bianco leggendo una bandiera scarlata. In altre versioni successive, un luogo dei gemelli, sono al posto dei gemelli forse, sono raffigurati dei giovani amanti sullo sfondo, oltre all'immagine di un muro. Sono talvolta presenti al posto del muro, sono talvolta presenti dei fiori, i girasoli. E questo per quanto riguarda la simbologia delle carte. Di solito è legata alla costellazione del leone in astrologia,
perché come sapete Mamoru è nato il 3 di agosto e quindi è così. Perché appunto io mi informo di astrologia, quindi conosco, io conosco per esempio delle persone che sono delle leone e quindi hanno delle caratteristiche così, un po' particolari del resto. Praticamente voi dovete pensare sempre che è l'opposto. Io sono un segno di acqua e praticamente io sono l'opposto dei segni di fuoco. Che cosa succede? Nella mia vita ho trovato sempre persone, parenti e non parenti, non posso specificare chi sono, parenti che non estranei, del segno leone, che ovviamente non mi hanno mai preso in simpatia. Quindi diciamo così che non andiamo tanto d'accordo. Tornando al discorso dei significati positivi, se la carta è positiva, quindi abbiamo questi cinque significati. L'intelligenza positiva che costruisce situazioni felici è il primo significato della carta. Se qualcuno, faccio un esempio, se qualcuno prende una decisione, devo ristrutturare casa, voglio fare quel lavoro, voglio fare quel concorso, eccetera, eccetera. L'intelligenza, in questo caso, è positiva, costruisce delle situazioni felici per il consultante o la consultante. Voglio quel lavoro, farò di tutto per averlo, voglio fare casa, questi lavori così, voglio innamorarmi di quella persona, fammi capire. Secondo significato è successo, successo nell'ambito, in tutti gli ambiti, di salute, di lavoro, di amore, relazione, eccetera, eccetera. Il terzo significato dà una specie di significato un po' insolito, pace. Stiamo vivendo un periodo di pace, tranquillità. Non so cosa altro aggiungere perché davvero. Quarto significato, il penultimo, positivo, dice anche anime gemelle. Praticamente la carta ci indica che noi dobbiamo conoscere una persona che è destinata ad avere una relazione. E poi ovviamente la quinta e ultimo significato positivo, il quinto volevo dire, significato, è buona salute. Buona salute è appunto, non sono andato a fare dei controlli all'ospedale, quindi tutto a posto, quindi non c'è niente da preoccuparsi, eccetera, eccetera. Abbiamo anche altri 5 significati negativi se la carta è capovolta. Ricordo che tra un po', tra 2 sabati, termina la rubrica dei tarocchi. Il primo significato negativo è orgoglio ferito. Faccio un esempio. Non ci hanno preso un colloquio di lavoro, oppure un esame non è andato male, e quindi abbiamo questo orgoglio ferito, arrabbiati con il mondo intero. Secondo significato, le liti. Io litigo con una persona per tutti i motivi, anche futili. Terzo significato negativo, dubbi. In quella situazione, in quella determinata situazione, ho dei dubbi su quella persona o sulle cose che stanno accadendo che portano a una determinata situazione. Come il lavoro, la natura di trovare il lavoro, le persone, quindi dubbi su se quella persona è sincera, quel viaggio, i soldi come vengono spesi, eccetera, eccetera. Quarto significato negativo e penultimo, bugie per omissione, bugie per
Missione, penso che sì. L'ho sentito già questo termine. Uno si dice bugie per a scopo, come posso dirvi, a uno scopo che, come si dice, per protezione. Bugie per omissione quando qualcuno sa che una determinata persona ha fatto dei danni volontariamente al consultante, alla consultante, dice bugie per non essere litigata con la vittima. Faccio un esempio. Non so come fare l'esempio, comunque. Nel mio caso posso farvi l'esempio del fatto che io per me mi sono state dette bugie ai 15-16 anni, perché il mio defunto padre, cioè il mio padre che mi è cresciuto, non era il mio vero padre biologico, e quindi sono bugie per omissioni. Ma quindi qui bugie così, quindi eccetera eccetera, non è che omissione è quando uno ha delle colpe, penso. Quindi nel mio caso è diverso. Bugie quando qualcuno ha il senso di colpa o qualcosa. L'ultimo significato negativo è il risentimento. Risentimento per una determinata situazione, sono arrabbiato per quella persona perché va dicendo agli altri cose non vere su di me. A me mi è capitato un anno fa, mi è capitato, ma succede sempre, anche non solo nel mondo virtuale ma anche nel mondo reale. Quindi purtroppo vi faccio un esempio: persone del centro impiego dicono che io non posso trovare lavoro perché sono insicuro, quindi ho un risentimento verso queste persone, eccetera eccetera. Bene, ho finito di parlare, quindi possiamo vedere la vera carta, il vero sole dei veri tarocchi e la versione 7. Bene, nell'info box troverete tutti i miei contatti, eccetera, eccetera. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video di domani. Ciao! Thank you.